finanza.com e a Consulenza 2015 con Davide Gatti, direttore vendite di Anima SGR. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, abbiamo visto di recente l'intervento della BCE che con il nuovo piano di quantitative easing ha favorito un'ulteriore riduzione dei rendimenti degli investimenti obbligazionari. In questo contesto di mercato, qual è la visione di Anima? Ma la visione chiaramente tiene conto appunto di quelle che sono le decisioni che hanno preso negli ultimi due anni le principali banche centrali, sia quella americana prima, quella giapponese poi e infine quella europea, evidentemente di una riduzione importante dei rendimenti su tutto il mondo obbligazionario. Questo evidentemente in modo particolare per i risparmiatori italiani vuol dire cercare soluzioni di investimento che siano in grado di fornire rendimenti non prossimi allo zero, quindi evidentemente aumentare, diversificare in classi di attività nuove per il risparmiatore italiano. Sappiamo che i risparmiatori italiani hanno un profilo di rischio molto molto contenuto, le famiglie italiane hanno una propensione al rischio contenuta determinata da una piccola porzione di azioni all'interno del loro portafoglio. Oggi per avere quei rendimenti che qualche anno fa avevano sui titoli di Stato, sulle obbligazioni bancarie, c'era necessità di inserire all'interno dei loro portafogli un po' di azioni e quindi dare la possibilità ai gestori dei fondi, ai gestori patrimoniali, di andare a cercare le opportunità di rendimento dove sono. Da qui la necessità di in qualche modo selezionare prodotti di natura flessibile. Flessibile nel senso che esiste una forte delega nei confronti del gestore, proprio perché il gestore possa andare a trovare nelle diverse asset class quella che è la combinazione migliore in termini di rischio e rendimento. E queste sono quelle che sono un po' le nostre proposte anche per il 2015. Ecco, se vogliamo fare dei nomi proprio dei vostri prodotti, quali sono più indicati per i promotori finanziari e i loro clienti? Ma allora noi abbiamo, parlerei principalmente appunto nell'ambito del mondo dei flessibili, di due prodotti in particolare, tre prodotti in particolare, un flessibile azionario che si chiama High Potential Europe, che è un prodotto che appunto lavora sui mercati azionari europei in una logica flessibile, quindi cercando di contenere al massimo la volatilità e cercando di accompagnare le fasi di rialzo dei mercati, difendendo invece quando ci sono momenti di, di problematici di ribasso. Un altro fondo invece flessibile sulla parte obbligazionaria che si chiama Star Bond, che è un prodotto che va a cercare redditività in tutte le classi di attivo obbligazionario, quindi parliamo sia dei governativi sia del mondo high yield, dei corporate e anche addirittura nel mondo valutario, perché sappiamo che appunto dopo i vari interventi delle banche centrali ci sono dei movimenti sulle principali valute internazionali, penso al dollaro, allo yen e all'euro, che evidentemente sono opportunità di rendimento per i risparmiatori. Ed infine un prodotto che noi chiamiamo a bassa manutenzione, perché in realtà è un prodotto globale che consente di investire sia in azioni che in obbligazioni, che si chiama Alto Potenziale Globale, e quindi è la massima delega di gestione nei confronti del gestore, perché il gestore può comprare tutte le classi di attivo, quindi azioni, obbligazioni e valute, in tutte le parti geografiche, in tutti i mercati del mondo. Dottor Gatti, la ringrazio e buon lavoro. Grazie anche a voi, buongiorno.